La mia personale convinzione, ma credo non soltanto mia, è che nessun movimento autenticamente culturale, nessuna produzione autenticamente culturale può originare da un atto di illegalità. Che cos'è un uomo in rivolta? Vedo loro come un governo dissidente. L'arte e la rivolta non moriranno. Che con l'ultimo uomo. E ciascuno è libero quanto vuole essere. Per essere veramente un grand'uomo bisogna saper resistere anche al buon senso. Nessuna produzione autenticamente culturale può originare da un atto di illegalità. La libertà riguarda il nostro diritto di mettere in dubbio tutto. Mettere in dubbio tutto. Dall'eternità. L'arte è sovversiva perché fa appello all'inconscio. Non vedo me stesso come un artista dissidente. Vedo loro come un governo dissidente. L'orgoglioso entusiasmo. L'arte è a favore di tutto ciò che viene represso. Quindi è contro la civiltà. Contro la società con le sue norme stabilite. Come lo sono i sogni. È pericoloso reprimere nei giovani. La rivolta consiste nell'amare un uomo che non esiste ancora. Che non esiste ancora. Se l'obbedienza è il risultato dell'istinto delle masse, la rivolta è quello della loro riflessione. Essere liberi non è poter fare ciò che si vuole, ma volere ciò che si può. Nessun movimento autenticamente culturale ne può originare da un atto di illegalità. Preoccupazioni motivate politicamente come questa non possono essere considerati atti illegali. La mia personale convinzione, ma credo non soltanto mia, la libertà non è una cosa che si possa dare, la libertà uno se la prende. E ciascuno è libero quanto vuole esserlo. Dall'eternità. Una rivolta è in fondo il linguaggio di chi non viene ascoltato,